Buongiorno ragazzi, oggi inizio questo vlog davvero tardi, tardi, tardi perché è tipo ora di pranzo. Infatti, tra l'altro, fra poco devo anche preparare qualcosa da mangiare. Comunque, a parte questo, sono troppo soddisfatta della tutina che sto indossando oggi. Questa l'ha presa stessa su Shein, ha fatto shopping per me, è già finito il video, se ancora non l'avete visto ve lo lascio qui nelle schede. Ha comprato un po' di, o meglio ho scelto un po' di prodotti perché Shein ha voluto insomma regalarmi qualcosina e ho fatto però scegliere tutto a lui. E questa tutina tipo in velluto mi piace tanto, è un po' cortina perché tipo il pezzo sopra è crop top, vedete? Però è comodissima e non sono in pigiama, quindi insomma, a me piace stare in pigiama quando sono in casa, però non è carino insomma farsi trovare in pigiama se viene qualcuno o comunque stare tutto il giorno in pigiama per poi dover andare a letto magari con il pigiama magari sporco perché faccio un po' di cose per casa. Tra l'altro oggi giornata bruttissima, ma bruttissima, infatti ho acceso già le luci qui in soggiorno e non qui in cucina, ma nel resto della casa praticamente le ho accese perché altrimenti è buio totale, non si vede nulla. È tutta settimana che piove, però da domani mettono una settimana di sole, speriamo, perché quando mi sveglio con il sole sono anche più produttiva, faccio più cose, mi sveglio con più entusiasmo rispetto a quando apro la finestra e trovo la pioggia, grigio, nebbia. Però vabbè, a parte questo, tempo a parte, ripeto, questa tutina mi piace davvero, davvero molto. Infatti, sono contenta dello shopping che ha fatto per me perché sono cose che sto già utilizzando, insomma, da quando poi è uscito il video, perché sono ultra, ultra comode. Ho trovato davvero tanti, se vi piacciono questo genere di completi per stare in casa, volendo anche per uscire magari per fare la spesa, per fare magari delle commissioni, volete stare comode, secondo me queste tutine, questi coordinati sono davvero molto carini. Infatti mi sa che andrò a sbirciare sul sito qualcosina perché vorrei prendere altre cose. Comunque, dopo vi faccio vedere anche due campioni che avevo preso per i gradini, ma in realtà non mi servono più. Infatti, un po', devo essere sincera, mi vergogno a tornare in negozio e riportarli senza acquistare nulla. Però, i vostri consigli sono stati super preziosi. Anche perché mi avete fatto ragionare e alla fine sono tornata sui miei passi e abbiamo deciso che la soluzione migliore è fare i gradini con lo stesso materiale e lo stesso colore del pavimento e quindi nulla, dovrò portare questi campioni di nuovo in negozio e insomma dire che ho cambiato idea e che non andrò ad acquistare nulla. Però d'altronde una persona deve anche portare dei campioni a casa per vedere un attimo qual è la soluzione migliore. E sicuramente non sarò la prima né l'ultima che prende un campione e poi lo riporta senza acquistare per un po', devo dire che mi vergogno, ma vabbè. I due campioni che avevo preso sono questi qua. Ci eravamo orientati sul fare i gradini con il parquet. Avevo preso, mi sono fatta dare due tonalità leggermente diverse, questa un po' più scura e questa leggermente più chiara. Tra l'altro sto notando che in videocamera in realtà sfalsano un po' i colori perché voi li vedete più chiari, ma in realtà non sono, cioè sono un po' più scuri. Idem la piastrella. Questa è la piastrella come il pavimento. Abbiamo provato questi due materiali sui gradini e questo l'avevamo proprio scartato subito perché, come vedete, è completamente diverso rispetto al pavimento. Questo ci poteva stare un po' meglio, però alla fine era comunque diverso rispetto al pavimento. Io volevo fare una cosa uguale, altrimenti si tornava un po' ad avere il problema, tra virgolette, che abbiamo adesso, ovvero un distacco evidente tra la zona notte e la zona giorno.
e a sostituire il materiale, ma comunque fare una tonalità simile a quella che abbiamo già adesso, effettivamente era un po' un controsenso e a questo punto conveniva lasciare i gradini così. Allora, mi sono fatta portare da mio suocero le piastrelle che ci sono avanzate perché le aveva lui in capannone, che ha un po' più di spazio, e le abbiamo posate ieri sera e devo dire che la soluzione migliore. Infatti, come vedete, qua ce ne sono già due e come vedete abbiamo già provato a presentarli ed è sicuramente un'altra cosa, sta molto meglio, uguale. Fortunatamente abbiamo già il materiale perché mi ha detto mio suocero che davvero ci sono più di una scatola e sicuramente ci bastano per fare i gradini. Quindi per quanto riguarda il materiale non dobbiamo neanche spendere i soldi, ma dobbiamo soltanto andare a spendere per poi, diciamo, per il lavoro in sé, ma non tanto per il materiale. E questa è la soluzione definitiva. Finalmente siamo arrivati ad una conclusione. Faremo appunto i gradini dello stesso materiale del pavimento, quindi gres porcellanato, effetto legno della stessa tonalità. Ho provato a guardare, sul catalogo, ma questo formato, o meglio, questa linea e questo colore in particolare lo fanno solo in questo formato, non lo fanno nel formato più grande. Quindi, quando verrà il piastrellista, gli chiedo di farmi la fuga il più sottile possibile. Se riesce a farmela di 1 mm sarebbe il top. E poi di farla come quelle che ho fatto adesso, ovvero il colore avorio, così da perdersi e non notarsi. Abbiamo già riordinato tutto. Nel frattempo ne ho approfittato intanto che si stava caricando la batteria perché era scarica. Ieri sera non l'ho caricata. Ne ho approfittato e ho pulito il pavimento. E quanto mi è mancata la lavapavimenti della Folletto. È troppo comoda perché, ad esempio, oggi ho passato direttamente la lavapavimenti senza utilizzare prima l'aspirapolvere, in quanto il pavimento era comunque abbastanza pulito. Però mi sono resa conto che se utilizzo la lavapavimenti tutti i giorni come se fosse un aspirapolvere, diciamo, il pavimento è sempre bello perché le briciole comunque si fanno, la polvere si fa, ma passando tutti i giorni o anche più volte al giorno resta sempre bello e non devo necessariamente prima passare solo l'aspirapolvere, cosa che invece magari mi capita fare in bagno a causa della mia miriade di capelli che perdo. Sono contenta di aver comprato il supporto che, come sapete, mi è arrivato qualche giorno fa perché era proprio ferma. Usavo l'aspirapolvere, ma la lavapavimenti no. E mi ero quasi dimenticata di quanto fosse comodo. Adesso sto utilizzando sempre e soltanto lui per lavare i pavimenti di casa, già che ci ero fatto anche le scale, così. E è tutto a posto. Adesso vi metto sui gradini l'altra piastrella, così vi rendete un po' conto dell'effetto finale. Ne ho soltanto tre perché comunque sono abbastanza pesanti, però magari poi nel corso dei prossimi giorni andiamo a recuperare tutte quelle che ci servono per presentare, anche se ormai per presentare sui gradini, anche se ormai diciamo l'idea me la sono fatta, è giusto prendersi del tempo e pensarci bene sui lavori da fare, perché poi una volta che sono fatti, quindi in questo caso è una cosa che cambierà parecchio questo ambiente della casa, la zona della cucina, perché alla fine questi tre gradini secondo me fanno parte della cucina perché sono praticamente attaccati e quindi ci stava e ci vuole qualcosa di moderno ed è una cosa che sicuramente appunto cambierà, diciamo, l'ingresso della casa, perché appena apri la porta ti trovi proprio questi tre gradini davanti e quindi volevo proprio fare una cosa pensata bene 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 nel dettaglio senza pentirmi. Poi vabbè, ci vorrà poi del tempo, immagino, per iniziare effettivamente i lavori perché dobbiamo ancora sentire il piastrellista e ovviamente dovrà avere il tempo per poter venire anche da noi, quindi senza fretta, quando poi lui sarà libero facciamo questa cosa. Spero che non si accumuli con magari altre cose, però in caso insomma ci adattiamo. Adesso metto la piastrella, però devo appoggiare la telecamera perché altrimenti rischio di rompere qualcosa. La metto
si vede qualcosa, sì. La metto qua come se fosse l'alzatina per farvi vedere l'effetto. Allora, ovviamente farò un danno, Ok. Ovviamente non è precisa, perché ovviamente questa piastrella al momento è più alta rispetto all'alzatina, quindi sarà ovviamente da tagliare a misura. Questo è l'effetto che si ottiene se andiamo a rivestire sia la pedata che l'alzata. Oppure un'altra alternativa che alcuni di voi mi hanno consigliato è quella di andare a rivestire soltanto la pedana, mentre l'alzata farla o con una pittura lavabile bianca, quindi che riprende la parete, oppure farla sempre tipo sotto forma di pittura oppure resina, magari grigia, però non lo so. Sinceramente noi siamo più orientati sul rivestire sia la pedana che l'alzata, anche perché prendendo sicuramente contro con i piedi si sporca se è di pittura, cioè si rovina, si sporca più velocemente rispetto ad avere invece il classico rivestimento. Però potrebbe essere un'idea per avere magari un leggero stacco, cioè per notare meglio il gradino magari. Ho visto un po' di foto su internet delle due opzioni e in realtà mi piacciono tutte e due. Ste è più propenso sul rivestire tutto, io sono un 60% rivestire tutto e 40% fare l'alzata in muratura, diciamo, quindi bianca, per avere appunto magari un leggero contrasto. Però su questo devo ancora decidere bene, magari mi faccio consigliare anche dal piastrellista, vediamo lui cosa ci dice. Mi sto un po' informando anche sul web, cioè sto cercando un po' di vari articoli, pareri di professionisti eccetera, e ho notato che quando una casa viene strutturata in questo modo, quindi non è effettivamente su due piani, ma la zona notte è leggermente rialzata ed è divisa quindi da qualche gradino come questo, il consiglio che danno è la continuità, quindi di fare tutto uguale, perché il gradino deve essere una continuazione dei due livelli, quindi fare il rivestimento uguale al pavimento. E quindi di questo ormai siamo più che certi anche della forma che vogliamo dare. Come vi ho detto, porteremo il gradino fino al cartongesso, così il primo gradino sarà quello che va da muro a muro, e poi avrò lo spazio per metterci quello che voglio. Io penso a un bel vaso con una pianta, e probabilmente alla fine sarà quello che andremo a mettere. Speriamo che la porta non si rompa, o meglio la cornice della porta, perché ovviamente dovranno togliercela. In realtà una porta già ce l'avevano tolta, forse non ve l'ho mai raccontato, quest'estate ci hanno smontato il cornicione della porta della camera da letto perché si era rotta. Si era praticamente incastrata, diciamo, la serratura, non so bene cosa fosse successo. Ste ha spinto per a far di nuovo aprire la porta e praticamente ha tranciato anche un po' di cornicione, si è un po' rotta. L'abbiamo tenuto così tipo un mese, giusto il tempo di aspettare che il falegname venisse poi a vedere il lavoro, e alla fine ci hanno smontato sia la porta che il cornicione. E quando me l'ha smontata, o meglio prima di smontarla, mi ha detto: potrebbe esserci il rischio che nel staccarla si rompa. Non è detto, ma potrebbe esserci il rischio, quindi se si rompe dobbiamo poi cambiarti anche questa. Però vabbè, a me la porta rotta non piaceva, che poi non era la porta ma appunto era il cornicione, non mi piaceva, e quindi abbiamo deciso comunque di rischiare, e invece non si è rotto il cornicione, quindi ci hanno sistemato quello che si era rotto e poi ci hanno rimesso la porta. Nel giro di 2 giorni avevamo di nuovo tutto a posto. Quindi potrebbe esserci il rischio anche qui, nel smontare la porta, che possa insomma succedere nell'eventualità una cosa come questa, e quindi dover sostituire il cornicione. Io spero di no, però dobbiamo mettere in conto anche questo. A parte questo, non vedo l'ora di iniziare. Io continuo a dirlo, non vedo l'ora, perché secondo me starà benissimo.
e poi nei prossimi giorni andrò a portare i due campioni che gentilmente il negozio mi ha lasciato, e dire insomma che abbiamo cambiato idea e lo facciamo con lo stesso materiale del pavimento. Vabbè, magari non mi dici niente, sono io che mi faccio troppi problemi. Vi faccio vedere anche da più vicino l'opzione del rivestimento totale, come risulterebbe. Vediamo se riesco a tagliare un po' il laterale così da farvi rendere conto meglio. Secondo me ci sta anche così, anzi sicuramente è più pratico, e si riesce a tenere pulito meglio il gradino se rivestito su entrambi i lati. Questo è l'effetto, mettendo anche un'altra piastrella sul secondo gradino. L'ideale sarebbe averne un'altra che magari poi andiamo a prendere da mettere qui, così almeno i due gradini riusciamo a vederli, diciamo, rivestiti completamente. Però secondo me così ci sta proprio, perché comunque il gradino si vede. Adesso mi preparo una cioccolata calda, poi mi metto al computer che devo editare assolutamente un video. Cioccolata pronta, buon lavoro a me. Che belle le tue ciabatte, ste. È arrivato da poco il corriere. Cosa ci ha portato? Mocha e Gioia, secondo voi cosa ha portato il corriere oggi? Un ordine che ho fatto io su Amazon. Adesso lo vado ad aprire. C'è il bastone per la tenda. In realtà questo è il secondo che ordino, perché ne avevo preso uno per vedere insomma se mi piaceva dal vivo, se andava bene tutto quanto. Mi è piaciuto e quindi ho fatto il secondo ordine, stesso modello, proprio identico, perché questi, adesso poi vi faccio vedere, andranno messi nella cucina che abbiamo in taverna. E quindi insomma nella zona dove c'è la cucina della taverna, e uno invece dove c'è il salotto, quindi vicino al camino, e ovviamente dovevano essere uguali. Mocha, me lo apri te per favore? Dai! E tu Gioia, cosa fai nella tua cuccetta? Loro oggi stanno dormendo tutto il giorno, perché fuori c'è talmente brutto che non vogliono neanche uscire. Tra l'altro devo rilavare questa cuccetta, perché essendo chiare, cioè praticamente si sporcano subito, quasi quasi potrei lavare questa, guarda quanto è sporca, così domani, domani ce l'hai già pronta. E poi nella cuccia di Joy ci sono sempre i sassi. Questo invece l'abbiamo lavato ieri, è profumatissimo e super pulito a differenza della tua cuccetta. Noi abbiamo scelto questo in, diciamo, acciaio satinato, come vedete, che così riprende anche i dettagli delle luci da sospensione, le plafoniere insomma che abbiamo messo in taverna, così almeno viene richiamato questo dettaglio. Le tende invece le avevo prese diversi mesi fa, ma davvero diversi mesi fa, da Ikea. Le ho già lavate, devo soltanto, probabilmente dovremo farle accorciare perché giù abbiamo il soffitto ovviamente un pochettino più basso rispetto alla casa, e le tende sono lunghe lunghe, toccano proprio terra. Voglio farle arrivare fino al pavimento, però voglio che arrivino perfette, non che resti poi tutta la stoffa, c'è un bel po' di tenda appoggiata al pavimento, perché non mi piace proprio, e quindi andrò sicuramente a farle accorciare. Però prima di farlo bisogna prendere le misure giuste, dobbiamo fissare i bastoni alle finestre, o meglio alla parete. Le ho prese appunto su Amazon. Se vi possono interessare vi lascio qui in descrizione il link. Le ho pagati poco, perché le ho pagati 20 euro l'uno. Sono fatti davvero molto bene. Poi ovviamente hanno il finale che è tondo, se non ricordo male. E ho già provato ad inserire la tenda e presentarla vicino alla finestra per vedere come ci stava, e mi piace molto. Quindi appena
ci si potrà di nuovo spostare, chiamerò all'aiuto mio papà così ci fissa i bastoni, poi io con calma poi andrò a mettere la tenda e tutto quanto, perché io proprio in questo non... cioè sono proprio negata, non ci provo neanche perché so di non riuscire a fissare queste cose al muro, quindi aspetto lui. Però intanto ho preso anche il secondo, perché dovete sapere che quando abbiamo preso il primo bastone ce n'erano disponibili diversi, mi è arrivato, l'ho aperto, l'abbiamo provato, ci è piaciuto, sono andata su Amazon per fare il secondo ordine, acquistare il secondo che ci serviva e non era disponibile, è tornato disponibile tipo dopo 2 settimane abbondanti. Ho sperato di trovarlo, perché essendo tutto aperto, come sapete, sarebbero stati male 2 bastoni differenti. Invece dopo un po' è tornato disponibile, quindi subito l'ho acquistato, e con Prime mi è arrivato oggi, ordinato ieri, è arrivato oggi, comodissimo. Quindi adesso lo vado a portare in taverna, così è pronto per la prossima volta. Rieccomi, ormai è tardissimo, ma tardissimo, cioè tardissimo, è sera, abbiamo già finito di cenare, adesso sono davanti alla luce, mi vedete super illuminata, voglio farmi una maschera per i capelli, oggi facciamo un impacco per shampoo, intanto che Ste, non so se si sente, ma si sta facendo la doccia, quindi nel frattempo ne volevo approfittare io per farmi una maschera, e mi faccio questa di, aspettate che mi sposto poco, ok, magari qui mi vedete meglio, di Marmade, la vado a mettere sui capelli asciutti, la lascio in posa una mezz'oretta e dopo ci diamo il cambio, quindi vado a farmi la doccia io e dopo faccio il mio classico shampoo e balsamo, la metto, devo metterla per forza in cabina armadio perché lo specchietto che uso per truccarmi, che di solito, ah no, però posso mettermi anche qui nello studio, tra l'altro non fateci caso ma c'è un caos perché in questa stanza, cioè questa stanza ormai la utilizziamo, come vi ho detto, come sgabuzzino, e qui dietro vedete c'è la postazione di Ste, adesso c'è la PlayStation accesa. Comunque mi faccio la maschera, l'unico specchio che posso utilizzare è quello qui davanti a me. La maschera che sto utilizzando stasera va a pulire i capelli in profondità, ma di Marmade ce ne sono diverse, le utilizzo, le ho provate praticamente tutte, per tutte le tipologie di capelli, insomma, o comunque per tutte le necessità, e vario in base un po' al capello com'è in quel momento, diverse le ho anche finite, ormai uso i loro prodotti, devo dire, davvero da tanto tempo, un anno tutto, anche perché tutti i loro prodotti sono realizzati con ingredienti naturali, io ho proprio notato un miglioramento del capello. Io questa la vado a mettere prima sulle punte, poi ne prendo un pochettino e la vado a massaggiare anche un po' sulla cute, giusto per far agire il prodotto per bene su tutti i capelli, e poi appunto, come vi ho detto, la tengo in posa mezz'oretta, a volte anche di più, dipende un po' quello che sto facendo nell'attesa, e dopo vado a sciacquare con acqua e poi faccio il mio classico shampoo e balsamo. Le faccio quasi sempre questi impacchi pre-shampoo, diciamo, queste maschere, perché danno proprio un bel risultato poi ai capelli. Quando non ho tempo ovviamente non la faccio, passo direttamente allo shampoo, al balsamo, e magari poi faccio una maschera post balsamo, ma quando posso tenerla in posa la faccio quasi sempre. Adesso aspetto una mezz'oretta, tra l'altro anche se li lasciate sciolti non vi sporca i vestiti, perché si secca praticamente all'istante, volendo potete anche metterla, andare a dormire e poi lavare i capelli la mattina dopo. Io questa cosa non l'ho mai fatta, però volendo so che si può fare. Niente, direi di chiudere qui questo vlog, che se no durano sempre tantissimo. Spero di avervi tenuto come sempre compagnia. Se è stato così, se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Un bacione, a presto, ciao.